Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e come promesso un video ogni 24 ore, anche se oggi ho sgarrato leggermente di qualche giorno e questo video sarà pubblicato praticamente come se fosse lunedì, facciamo finta che questo video sia stato pubblicato di domenica sera e quindi io sia rientrato nelle mie 24 ore, o almeno più o meno questa è la teoria bugia che mi voglio raccontare. Ora andremo a pullare praticamente 60 ticket. Ora, io dei 60 ticket, dico la verità, mi aspetto totalmente zero, ma zero, di zero, di zero, di niente. Anche perché io sono molto scaramantico come ogni napoletano e penso che se non pullo alle 9 di mattina precise e crociate, tra le 9 e le 10 nel particolare, tra le 9 e le 10 di mattina, se non pullo tra le 9 e le 10 di mattina, non mi esce niente. Quindi automaticamente, siccome già ho sforato quell'orario, essendo l'una e mezza di notte, non credo in niente, non credo nelle fiamme, non credo neanche nell'esistenza degli SSR. Penso che gli SSR siano come Pokémon leggendari, ci sono ma non ci sono, almeno per beccarli devi pregare, cioè devi aspettare un bel po' di tempo. Tralasciando questo, prima di pullare i ticket e quindi perdere completamente la vostra attenzione, vi voglio mettere al corrente che tra 2 mesi più o meno, grazie a YouTube e grazie diciamo ai vari copyright che controllano i manga e via dicendo, mi è stata data la possibilità di caricare nuovamente i video riguardante il fumetto di Holly e Benji, quindi posso ricaricare quei video che stavo caricando qualche mese fa, qualcuno li avrà visti, qualcuno no, quindi posso ricaricare tranquillamente i video e li devo rifare anche perché li ho cancellati, pensavo che non sarebbero più serviti, purtroppo li ho cancellati, quindi li devo rifare, ma posso caricare tranquillamente tutta la storia, quindi tutti i vari archi narrativi pian piano, quindi sapendo che ho questa opportunità, quando tra 2 mesi potrò farlo, perché più o meno 2 mesi, andrò in ordine logicamente narrativo e quindi lo farò pian piano, in modo da fare come una piccola serie che esce ogni tot di tempo, quindi con calma faremo tutto, cercheremo anche di creare un mini commento, una mini opinione, vedremo un pochino come fare per rendere la cosa anche un pochino più entusiasmante e anche integrarsi un po' di più nel contesto. Tralasciando questo, prima che mi dimentico, sto creando, o almeno ho creato, ma non è ancora aperta al pubblico, ho creato una pagina di Capitan Tsubasa Zero, che quindi servirà proprio a parlare di Holly e Benji Zero, che sarà il gioco, diciamo quello là con i personaggi piccolini e le cape giganti che corrono. Il gioco non è stupendo, ma è migliorabile. Sicuramente qualcuno lo proverà anche, magari semplicemente per sfizio, per curiosità, e quindi è anche bene comunque avere un gruppo in cui si può parlare, ci si può scambiare informazioni su quello che è il gioco, quindi non perdere tempo o magari buttare risorse importanti inutilmente, e quindi creare un gruppo, cioè sto cercando di creare un gruppo sistemato, carino e fatto bene. Anche perché nel gruppo attuale in cui siamo quasi tutti di Dream Team non dobbiamo parlare di Zero, perché sono due argomenti differenti che non vogliamo vadano mischiati, quindi per non mischiarli ho deciso che ci sarà quest'altro gruppo extra che sarà pubblicato tra domani dopodomani su per giù. Logicamente il gruppo all'inizio avrà 4 persone crociate, però piano piano tutti insieme penso che riusciremo a crescere. Per chi invece gioca ai Cavalieri dello Zodiaco, c'è il gruppo che ho creato, che quindi già ne ho parlato più e più volte, ve lo lascio sempre in descrizione, e quindi potete tranquillamente entrare, aiutarci a vicenda, scambiare informazioni, ormai scambiare battute, perché è diventato più un gruppo tra amici che un gruppo reale relativo al gioco, però è un gruppo che almeno a me mi sta piacendo abbastanza. Detto questo, vi invito sempre a seguirmi sui vari social, che da oggi prometto che sarò attivo anche lì, quindi Instagram e Facebook, dove condividerò non
cose relative alla mia vita reale, ma logicamente cose relative ai vari giochi che porto sul canale, quindi cose interessanti che riguardano Holly e Benji, che riguardano i Cavalieri dello Zodiaco e che riguardano, se Dio me la manda buona, magari se un giorno riuscirò mai a portare quel cavolo di account di Dragon Ball Legend avanti, riguarderà anche Dragon Ball Legend. Ci provo sempre, ma non ci riesco mai, quindi aperta e chiusa parentesi. Ora andiamo a pullare i ticket che sono maggiormente ticket per estrazione, diciamo con estrazione di samurai giapponesi, quindi non sono proprio i ticket adatti a una persona come me, però andiamo e ci proviamo, non demordiamo, ci proviamo, magari può uscire qualche SSR carino. Quindi andiamo giù, abbiamo i ticket, gli SSR me li conservo. Li spariamo più in là questi qua. Intanto li accumulo e li spariamo più in là. Gli SR più sono gne. Quelli più interessanti sono questi. Quindi andiamo a sparare, diciamo, quelli prima più interessanti e poi vediamo il resto. Dico la verità, non mi aspetto niente. Mi aspetto un... sono praticamente 10 di qua, 20 di qua e 20 di qua. 50 pull più questi 15 sono praticamente 60, perché poi l'inventario mi si blocca. Quindi 60 pull, cioè 60 pull, 60 giocatori, quindi 6 multi, di cui io mi aspetto il niente. Io mi aspetto 6 multi vuote, perché non è il mio orario, non sono tra le 9 e le 10, ma è l'1:36. Vediamo se la realtà è questa o magari mi sbaglio, gli SSR escono anche di notte. Andiamo prima con quello giappo, va? Andiamo prima con quello giappo, vediamo che ne esce. Vediamo se quello giappo dà emozioni. Anche se comunque sono ticket con percentuale bassa, quindi comunque sto tirando la corda. Ci sono gli chance, ci sono i fuochi di artificio, la freccia blu non mi ispira per nada, ma... Si è pure bloccato! No, c'è niente! L'ho detto io, e quello è l'orario. L'orario è la cosa essenziale. Se non pulli tra le 9 e le 10, le possibilità di SSR si riducono del 0,01. Quindi se pullo qualcosa mi esce un 0,01. Quindi primi ticket andati a fanciulla. Andiamo con gli altri ticket. Oddio santo, cioè, già, era bellino però, c'era scritto chance, fuochi d'artificio, cioè un po' di speranza te la dava. Infatti per un attimo ci ho creduto. Questo invece non ti dà nessuna speranza, questo è proprio quello là che ti dice fuck you and your mother, bitch. Ok, per un secondo per qua non so perché in cuor mio ci sto sperando, semplicemente perché qualsiasi personaggio esca, di qualsiasi tipo, al momento, siccome l'account è nuovo, tutto fa brodo. Quindi qualsiasi cosa esce, tutto fa brodo. Se esce qualcosa, ammesso e concesso che esca qualcosa, perché per ora, come possiamo dire, stiamo alla terza multisummon e niente. Però no, anche questo è blu, non ci sono coriandoli, non ci sono colombe, non c'è la scritta chance, niente, ti sta proprio dicendo tiralo, tanto non ti esce niente, vai, vai con Dio, io vado. Ike! Sì, Tsubasa! Ok, ora è il momento in cui iniziamo a rosicare. Questo è il momento in cui inizia a rosicare, bello, bello, ok. Quindi abbiamo constatato che tre multi, tre ticket vuoti, tre ticket andati a mangiare, questa è la fortuna, gne. Ok, ticket secondo anniversario, quindi ci buttiamo su questi, che dopo questi abbiamo già praticamente quasi finito. Ok, questi... La freccia deve essere oro per forza, sono SR più. Non ci sono coriandoli, non ci sono bambini nello sfondo, non c'è Mister Satan che vola su Majin Buu. Ragazzi, io penso che sia sta maglia che porta sfiga, perché ogni volta che mi metto sta maglietta non esce mai un cazzo. Cioè, veramente non esce mai niente. Ogni volta che mi metto sta maglietta non mi è mai uscito niente, neanche su Dokkan Battle non mi è mai uscito niente, niente, niente. Ogni volta che mi metto sta maglietta non esce niente.
Ok, va bene, abbiamo constatato che non è uscito niente. Perfetto, stiamo alla quinta multisummon di fila, poi dite che io sono fortunato. Ammazza, che fortuna, oh. Au, ecco. Ok, sei multisummon. Mamma mia, io penso a chi dice io voglio gli account, quando voglio l'account nuovo voglio l'account con i ticket, perché nei ticket cosa? Cioè, nel vecchio account l'unica volta che mi uscì qualcosa da sti ticket è stato Ken Samurai. Chissà come! Chissà grazie a quale divinità, che poi non mi serviva a niente, però chissà grazie a quale divinità mi è uscito. Perché qua non c'è niente, non c'è niente. Stavo pensando pure di pullare al DF, ma no. No, assolutissimamente no. Non se ne parla proprio, cioè questa è proprio sfiga nera. Ma io non ho mai visto una cosa così. Quindi sesta e ultima multisummon, quindi sesta e ultima estrazione. C'è lo chance sullo sfondo, la freccia blu, cioè ti dice fuck you. E quindi ragazzi, mi devo arrabbiare. Cioè mi devo arrabbiare e non fa niente, sono dei tic. E non l'hanno fatto apposta. Devo fa. Speriamo che sta fortuna almeno mi verrà ricambiata nel Dream Festival, perché madre di Dio. Cioè, sto video pure, sarebbe pure inutile pubblicarlo, ma lo pubblichiamo lo stesso. Giusto perché c'è stata la sbatta. Niente, come avevo detto, come ne ero sicuro, l'inventario è pieno e quindi ci fermiamo qua. Ho provato le mie 6 multi, 6 multi ticket che sono andate totalmente allo scatafascio nella merda più totale. Però non fa niente, non mi interessavano, non erano importanti, cioè mi interessavano per l'amor di Dio, se mi davi qualche personaggino gaccia non mi dispiaceva. Però io lo dico, dalle 9 alle, se non pulli dalle 9 alle 10 non esce niente. È dalle 9 alle 10 di mattina, altrimenti no. Che lab ti dice no, ti azzera le percentuali. Quelli là che pullano alle 2 di notte e pullano con la pullata da una Dream Ball, non lo so che c'hanno nel culo, veramente, c'hanno proprio il carbone d'oro. Oh, sono molto fortunati. Intanto io sto continuando a fare la storia, a farmare le Dream Ball, e quindi ce ne usciremo a fine, quando riuscirò a raccimolare il tutto, con il video del Dream Festival un po' più pieno, perché sono di nuovo a 100, diciamo 150 Dream, quello come potete vedere in basso, e riuscirei soltanto a fare 3 pull, quindi ne uscirebbe di nuovo un video ultra ultra corto. Siccome vogliamo, perché poi alla fine lo voglio vedere pure io il mio stesso video, vogliamo un video un po' più lungo, vogliamo un video un po' più strong, aspetto almeno di riuscirne a fare 300. E poi ci buttiamo in quello che è il nuovo banner di Dream Festival, perché cambieranno i retap. E qui, Raya, un secondo. No. Quindi cambieranno i retap e almeno ci vediamo la possibilità di prendere Kals, che già è uscito. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero che tutto quello che ho detto sia stato chiaro, perché non me lo ricordo manco io a fare i video all'una e mezza di notte. Il cervello pack. Però penso di aver detto tutto, vi ringrazio per aver visto anche questo video, anche se è stato un video shaft, e ci becchiamo tomorrow. Come promesso, sto mantenendo le 24 ore.